Ragazzi, avete presente Nikola Tesla, Sì, famosissimo scienziato, certo. inventore? Non so, sapete qualcosa in generale di questo tizio? Vabbè, io so che diciamo alcune piccole generalità riguardo a cosa è stato, la sua vita più o meno. So che è nato nel 1856, è di nazionalità serba, anche se aveva anche la cittadinanza austro-ungarica, se all'epoca c'era l'impero austro-ungarico. Addirittura nel 1919, se non erro, ottenne cioè fu naturalizzato statunitense, perché poi si trasferì negli Stati Uniti per lavoro e fondò anche una sua stessa azienda, dove aveva intenzione di promuovere alcuni suoi brevetti, ecco. Per esempio, lui si focalizzò in modo particolare sull'utilizzo della corrente alternata, al posto di quella continua. Che poi si scoprì essere molto più efficiente nell'utilizzo, per esempio, dei motori, della corrente in generale. No, sai com'è la corrente? Funziona a corrente alternata, ecco. Diciamo che fu lui, in un certo senso, il pioniere di dell'ingegneria elettrica, come possiamo dire. Fu protagonista della cosiddetta guerra delle correnti, no? La sua grande rivalità con Thomas Edison. Al suo fianco c'era anche un certo George Westinghouse, che collaborava con lui anche per i brevetti, no? I brevetti erano anche a nome suo. Quindi, diciamo che in quel periodo, diciamo fine 800, inizio 900, c'era appunto una guerra tra questi due ingegneri, tra questi due fisici, per l'avanguardia, per il progresso nello studio delle correnti e quindi dello studio dell'elettricità. Inoltre fu anche riconosciuto, cioè ebbe anche diversi riconoscimenti, e persino ora nel sistema internazionale delle misure utilizziamo, no, Il Tesla. il Tesla come unità di misura del campo magnetico, ecco, perché lui si dedicò non solo all'elettricità ma anche al magnetismo, che poi divennero tutt'uno nell'elettromagnetismo. Invece io ho trovato qualche informazione relativa alla sua morte, più che altro alle teorie che girano dietro appunto all'evento della sua Quindi morte. qua entriamo un pochino nel curiosity, Eh sì, sì, siamo dalla parte curiosity ricordiamo che Nikola Tesla è morto nel 1943, all'età di 86 anni, però diciamo che le circostanze, cioè, dicono che sia morto di morte naturale, però Però, non è detto, sì. ecco. Sono anche comunque il fatto stesso che dicono che Nikola Tesla abbia iniziato a perdere lucidità, diciamo, dopo un certo periodo, nello specifico dopo il 1917, quando gli vennero, diciamo, tolti la maggior parte dei fondi, perché la maggior parte dei suoi progetti vennero definiti non pratici, appunto, Non non attuabili. attuabili, diciamo, sì. E anche per quello, diciamo, vendette la sua vecchia proprietà, il suo vecchio albergo, e si trasferì appunto a New York nell'albergo, appunto nell'hotel detto appunto The New Yorker. In questo albergo trascorse la maggior parte del suo tempo fino alla sua morte. Ci furono due incidenti in particolare che portarono appunto a pensare che lui era, diciamo, Pazzo. pazzo, era matto, diciamo. Nel 1937 lui venne investito da un taxi. Dicono che sia stato appunto scaraventato a 30 metri dalla posizione in cui appunto era stato investito, e si sia appunto rialzato subito dopo per poi ricoricarsi all'interno dell'albergo, chiedendo appunto di non essere portato in nessun ospedale. Il medico dell'epoca disse che aveva avuto dei problemi, delle fratture praticamente alle costole e problemi respiratori, però paradossalmente gli era anche andata bene. Nel 1943, appunto alla data della sua morte, lui andò fuori nonostante ci fosse una tempesta di neve, per dare da mangiare i piccioni, perché appunto lui si diceva che parlasse i piccioni addirittura, e ritornò abbastanza infreddolito, rientrò all'interno della sua casa e poi non uscì fuori per parecchi giorni, anche più del solito, perché appunto era una cosa che faceva spesso, lasciando anche un cartello in cui c'era scritto "Do not disturb", non disturbate, Famoso appunto. cartello. Dopo quell'evento ci fu appunto l'inserviente all'interno dell'hotel, che entrò all'interno della camera per vedere appunto come stava, perché era preoccupata, e trova appunto il suo corpo privo di vita all'interno della stanza. Le teorie generali che vanno in giro, diciamo, relative a Tesla sono: o che ha avuto un attacco cardiaco relativo probabilmente all'età, che lui è morto a 87 anni, era abbastanza vecchio,
E oltre a quello abbiamo la teoria che sia stato assassinato da una persona che era in cerca di informazioni che non erano presenti nei suoi documenti privati, nei suoi documenti principali, quindi chiedeva appunto le informazioni. Lui infatti non diceva molto di ciò che studiava nei documenti pubblici, quindi si teneva, cioè la gran parte dei suoi studi era di dominio privato. Sì. Oltre per questo appunto fu assassinato, dicono che sia stato appunto soffocato con un panno o con un cuscino probabilmente. Il funerale si ebbe appunto luogo il 12 gennaio e il sindaco fece diciamo un discorso relativo a Tesla il giorno stesso. Proprio riguardo la sua morte un po' in circostanze misteriose, tu hai detto che probabilmente è stato ucciso, assassinato da qualcuno, io ho trovato forse il perché di questa teoria, il perché può essere stato assassinato da qualcuno. In pratica Tesla, oltre a lavorare ai classici progetti sull'elettricità, la corrente alternata, queste cose qui, lavorò per tutta la sua vita ad un progetto che secondo lui proveniva direttamente dal cielo, perché lui a quanto pare entrava in contatto con esseri superiori che gli davano molto spesso informazioni sui suoi progetti, come concluderli, insomma. Uno di questi era il raggio della morte, che sarebbe praticamente uno strumento che doveva permettere a Tesla di, una volta venduto al governo americano, di fermare gli aerei nemici attraverso sempre l'elettricità. Questo progetto è molto misterioso, infatti non si sa se sia esistito realmente un raggio della morte o meno, però può essere il movente per la sua morte misteriosa. Infatti ho trovato che proprio tra i file declassificati dall'FBI è di particolare importanza una lettera che lo scienziato, cioè Tesla, scrisse al primo direttore dell'FBI, che sarebbe un certo Edgar Hoover, in cui si evidenzia l'importanza del raggio della morte per controllare eventuali minacce da parte di folli dittatori. Tesla fa un riferimento in una delle sue lettere alla necessità di tenere sotto controllo questi documenti per evitare che cadano nelle mani di nemici alieni. Che però probabilmente erano governi nemici, insomma. Sì, probabilmente sì. Nikola Tesla avrebbe più volte affermato di passare giorni senza dormire ed essere ispirato da entità, come ho detto prima, che gli facevano vedere queste incredibili invenzioni. Lui stesso diceva di non sentire stanchezza, dato che era lo scopo per cui era nato e non poteva sprecare tempo a riposarsi. Se non era all'altezza dei suoi colleghi, come mai i servizi segreti si impegnarono così tanto per far sparire tutto il materiale su cui stava lavorando? E come mai da questi documenti declassificati si evince quanto l'FBI fosse interessato alle sue invenzioni? Il raggio della morte, come dicevo prima, sarebbe un'ipotetica arma segreta cui si è vociferato nella prima metà del Novecento, tra gli anni 20 e 30. Non vi sono prove circa l'esistenza di tale arma, ma solamente dichiarazioni di persone militari o civili. Alla base del funzionamento di questa ipotetica arma vi sarebbe un trasferimento di più flussi di energia di natura magnetica. Secondo le intenzioni si sarebbe dovuto trattare di una potente arma di distruzione in grado di colpire a grande distanza le truppe nemiche per far esplodere carri armati e gli aerei nemici in volo. In totale i componenti e il funzionamento comprendevano un generatore capace di erogare un'enorme differenza di potenziale. Ci puoi illustrare che cos'è la differenza di potenziale? La differenza di potenziale è la base del funzionamento della corrente elettrica, no? Applichi una differenza di potenziale agli estremi del conduttore e questo permette il flusso di elettroni. Questo, secondo Tesla, fu anche portato a termine, questo generatore con la differenza di potenziale. Secondo, un dispositivo per amplificare la forza sviluppata dal primo meccanismo. E terzo, un nuovo tubo a vuoto in grado di generare un concentrato fascio di particelle che sarebbe arma dell'invenzione, letteralmente, quindi proprio il fulcro dell'arma. Eh beh, quello che convoglia tutte le particelle in un unico fascio. In pratica con quest'arma, che doveva essere, immaginate, una torre alta decine e decine di metri, Tesla avrebbe abbattuto carri armati, aerei, nemici, semplicemente utilizzando l'elettricità. Per concludere, io so che esiste un laboratorio in California, se non sbaglio, di Tesla, l'ultimo laboratorio di Tesla rimasto, che è ancora chiuso al pubblico perché è pieno di muffe che sono dannose alla salute umana. Questo laboratorio è stato ultimamente visitato attraverso ovviamente dei robot, queste cose qua, con delle telecamere,
da alcuni scienziati, i quali hanno scoperto che all'interno del laboratorio stesso ci sono dei tunnel che portano a stanze segrete sotterranee, perché loro hanno creato delle mappe tridimensionali, capito? Mm-hmm. Eh sì. E quindi hanno scoperto che ci sono questi tunnel sotterranei che porterebbero a stanze che ovviamente non sono mai state esplorate, dove Tesla probabilmente faceva i suoi esperimenti e dove pensava di costruire questo raggio della morte. Comunque tutte le prove sono a favore dell'esistenza del raggio della morte. Ragazzi, noi ci scusiamo innanzitutto per l'ambiente luminoso un po' particolare, un po'... Però purtroppo a parlare di Tesla, ecco che se ne... che ci abbiamo problemi di corrente. Esatto. Guarda, manco a farla apposta. Manco a farla apposta, proprio quando dovevamo parlare dell'elettricità e di Tesla, la lampadina principale si è fulminata e non abbiamo... E stiamo girando in video in queste condizioni. Bene, che dire, noi come al solito vi rimandiamo a giovedì prossimo con un nuovo video. In cui si evidenzia l'importanza... Uber, la spiravo. E chi è il video? Mancava. Se vi è piaciuto, spolliciate. E invece così. No, perché volevo dire spolliciate, ma anche negativamente, però...